Amiche e amici di Sport Plus, benvenuti all'appuntamento con il Futsal. Partita tra la potenziale prima in classifica del campionato di Serie 1 di Calcio 5, il Petrarca Padova, e la L84 che è situata al penultimo posto in classifica, ma con diverse gare da recuperare. Michele Barbieri è quasi riuscita la mossa del portiere di movimento, un palo colpito da Michele Podda nei minuti finali e un pareggio che contro il Petrarca sarebbe stato tanta roba. Sì, noi in realtà volevamo solo i 3 punti. E forse anche il pareggio sarebbe servito poco, ma almeno per il morale poteva aiutare. Purtroppo invece non è arrivato neanche questo e niente. Da domani si riparte e dobbiamo fare punti. E adesso diventa difficile, ma da qualche parte comunque li dobbiamo fare. Non importa dove, come, quando, ma dobbiamo farli e basta. Mello, uno dei due marcatori di questo Petrarca che continua questa sua corsa verso lo scudetto. Una corsa difficile, né? Perché noi ragazzi, sei giochi, 4 pareggi, 2 sconfitte. Oggi vincere qua dentro di casa dell'84 è difficile. 2-1 e continuiamo la nostra camminata. È stata comunque una bella partita. Molto tesa perché i punti erano importanti, quelli in palio. Sì, per tutte e due le squadre. La 84 è una squadra fortissima. Sappiamo che giocare qui è difficile, ma è 2-1 per noi. Andiamo dritto e vediamo che succede in finale. Michele Podda è andato vicino al pareggio con la maglia del portiere di movimento. Un L84 decisamente migliore nel secondo tempo, però adesso bisogna veramente fare dei punti. Diciamo che già oggi era quasi obbligatorio fare dei punti, però un po' per un motivo, un po' per un altro non ci stiamo mai riuscendo, perlomeno nelle ultime 4 partite non ci siamo mai riusciti. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia perché non c'è altra soluzione. Io sono convinto che tutti i miei compagni, che la squadra abbia le potenzialità per riuscire ad ottenere questa salvezza. Adesso siamo in un momento complicato, probabilmente lo eravamo già all'inizio del campionato perché non è stata una rosa costruita chiaramente per lottare per le zone alte della classifica. Però dobbiamo continuare a lavorare come comunque stiamo sempre facendo, questo non ci è mai mancato. Sono sicuro che i risultati davvero arriveranno. Sembra una fase fatta, ma sono sicuro che sarà così. Cacà, hai aperto le marcature di questa partita. Petrarca ha fatto molta fatica a superare oggi l'L84. Certamente sì, no? Abbiamo sofferto parecchio per portare questi 3 punti a casa. Sono divertito tanti, anche se il risultato è stato corto di pochi gol, però quello che sono venuto hanno visto una grandissima battaglia in campo. Faccio complimenti ai miei perché non era facile anche a noi, perché avevamo una assenza importante di Pahel, siamo dovuti stringere i denti come è preparato il mister pure, complimenti ai nostri staff e faccio complimenti pure alla L84 perché non è stato facile vincere qua e faccio in bocca al lupo pure alla vostra squadra e speriamo di dare continuità al nostro campionato perché da un po' di tempo non riusciamo a vincere, no? Penso da 7 partite se non sbaglio, dico del Petrarca. Questo è lo spirito e abbiamo ripreso la compattità del gruppo e speriamo che diamo continuità su questo. In bocca al lupo per la vittoria finale. Grazie, crepe in lupo, in bocca al lupo pure a voi. E facciamo un salto invece nel calcio 5 femminile. Mercoledì la squadra di Rocco De Felice ha vinto la sua prima gara del triangolare per la seconda fase della Coppa Italia di Serie C2, è andata a Monastir, Cagliari, 14-1 per la squadra
torinese, adesso ci sarà la seconda gara contro il CUS Milano della Lombardia. Sì, allora intanto voglio fare i complimenti al di là del risultato alla società del Monastir che ci ha accolto veramente molto bene. E mercoledì abbiamo questa partita col CUS Milano, cerchiamo di portarcela a casa per andare al secondo turno di questa Coppa Italia. Ci sarà un'altra partita importante, lo scontro con la seconda in classifica, il Santa Rita che vi segue di 3 punti, avete già vinto 9-1 in casa loro, di fatto con la vittoria di domani dovrebbe essere quasi anche matematica la vittoria del campionato, anche se non ci sono dubbi visto la mole di reti realizzate e le vittorie fino adesso, tutte vittorie ricordiamo per la L84 Woman. Sì, anche la partita di domani è importante, dobbiamo cercare di portarcela a casa, portarle a 6 punti. Per archiviare anche questo campionato, diciamo che poi è una squadra da rispettare, anche Santa Rita, ma vogliamo comunque portarcela a casa giocandola bene.